Ebbene sì, finalmente ci siamo. Bitcoin ha raggiunto oggi quota 23.000 euro, ha superato quindi il precedente massimo ormai di una bella spanna. Tutti i giornali hanno ricominciato a parlare di questo fenomeno Bitcoin, se sia una truffa, se sia un buon investimento. Ci sono di nuovo tantissime persone che stanno entrando nel mercato in questo momento, ma la domanda un po' che ci stanno facendo tutti è il momento buono di comprare? È il momento buono di vendere? Devo tenere i miei Bitcoin per chissà quanti anni? Cosa fare con questi benedetti Bitcoin? Dimenticavo, ciao, sono Zane di Turbolab.it, sono un programmatore di giorno, uno smanettone di notte, seguo il mondo delle criptovalute ormai da parecchio anni e quindi credo di essermi fatto una buona idea su come può girare questo tipo di mercato. Se quindi vuoi sentire la mia personalissima opinione su quello che potrebbe essere lo scenario di mercato per Bitcoin, seguimi. Per capire se sia il momento buono di vendere Bitcoin, comprarli oppure tenerli, dobbiamo innanzitutto fare un po' una panoramica del mercato per capire a che punto siamo. Ebbene, questo è l'andamento di Bitcoin. Appunto, nelle ultime 24 ore Bitcoin di nuovo ha preso un andamento di crescita parabolico, ha addirittura guadagnato quasi l'8% nelle ultime 24 ore, come dicevamo ha superato i 23.000 euro in breve e in questo momento però è riatterrato nella fascia dei 22.000 euro. Si tratta comunque di una notizia molto interessante del motivo per cui sto registrando questo video oggi, perché comunque Bitcoin da parecchio tempo ormai si sta mantenendo sopra i 20.000 euro, che era sia una soglia psicologica sia una soglia molto importante, perché è comunque sopra rispetto al punto massimo raggiunto con la frenesia del 2017. Negli ultimi 7 giorni quindi quasi più 17% per questa moneta, l'andamento è sicuramente positivo. Quindi la prima cosa che vorrei fare è dare un po' di prospettiva. Questo grafico è l'andamento di Bitcoin, dove ogni barra rappresenta appunto una settimana, quindi vediamo che qui a questo estremo abbiamo il massimo raggiunto da Bitcoin a fine 2017, dopo cui appunto dopo questo periodo c'è stata appunto la discesa e il crollo del prezzo a cui abbiamo assistito. Una cosa secondo me molto interessante da fare in questo momento è prendere il massimo che avevamo raggiunto qui in termini di prezzo e congiungerlo con il massimo che abbiamo raggiunto più o meno oggi. Vediamo così che rispetto al massimo del 2017, eccolo qua il massimo del 2017, oggi qui abbiamo già fatto un più 40%, quindi questo asset rispetto al massimo della bolla speculativa che aveva raggiunto a fine 2017 ad oggi vale il 40% in più. Quindi una cosa importante da capire è chi già era entrato magari nel periodo peggiore possibile, proprio alla fine del 2017, ed era entrato e aveva investito in Bitcoin, oggi probabilmente se decidesse di vendere oggi guadagnerebbe come minimo più o meno il 41%. Quindi questo è un elemento secondo me molto interessante da capire. Quindi Bitcoin, asset super speculativo nel periodo peggiore, appunto nel periodo del 2017, chi ha comprato, che probabilmente pensava di essersi rovinato, chi ha avuto il coraggio di mantenere Bitcoin nel proprio portafoglio fino ad oggi ha guadagnato il 40%, che sicuramente è una percentuale di guadagno molto interessante. Da dove viene tutta questa crescita? Beh, innanzitutto viene dalle buone notizie che stanno interessando il mercato in questo momento, in particolare, ripeto, attorno strettamente a Bitcoin, nello specifico Bitcoin. Innanzitutto MicroStrategy è un'azienda che produce software, quindi software gestionale, business intelligence, fanno fondamentalmente dei programmi, però già da qualche tempo sta investendo pesantemente in Bitcoin. Che cosa significa? Che i guadagni della propria attività di vendita e del proprio business non vengono messi da parte sotto forma di euro o di dollari, ma vengono messi da parte sotto forma di Bitcoin. Quindi le riserve di monete di MicroStrategy sono attualmente in Bitcoin. Si tratta sicuramente di un azzardo e una delle poche aziende, perché chiaramente capite che con un asset molto volatile che può cambiare di prezzo rapidamente come è Bitcoin, accatastare tutte le proprie risorse aziendali in questa moneta significa sicuramente fare un salto di fiducia importantissimo. Il punto è che probabilmente quelli di MicroStrategy hanno visto lontano con questa operazione, sostanzialmente hanno guadagnato più dalla rivalutazione dei Bitcoin che avevano messo da parte che non dal proprio business principale della vendita del software. Di più, stanno rilanciando perché hanno appunto emesso delle obbligazioni finalizzate
appunto a poter acquistare altri bitcoin. Quindi queste sono le obbligazioni che hanno emesso, e qualche tempo dopo appunto hanno speso un totale di 1,1 miliardi di dollari, appunto il proprio capitale aziendale in bitcoin. Però di nuovo hanno emesso queste obbligazioni, hanno fatto una raccolta di capitale allo scopo di acquistare di nuovo degli altri bitcoin. C'è un dato molto interessante qui, che il bitcoin che hanno acquistato fondamentalmente sono stati acquistati ad un prezzo medio di circa 16.000 dollari, quindi comunque hanno comprato a un punto di prezzo piuttosto elevato. Un'altra azienda tradizionale che sta andando molto bene è Grayscale. Quindi Grayscale è un grosso fund manager, quindi è una grossa azienda che gestisce dei risparmi, e con questo fondo, il Grayscale Bitcoin Trust, stanno fondamentalmente permettendo a chi investe in finanze tradizionali di avere un'esposizione in Bitcoin. Di nuovo, anche questi qui di Grayscale hanno fatto molto bene. Chi ha investito in questo fondo tramite gli strumenti finanziari aziendali ha avuto un ottimo guadagno. Quindi c'è sicuramente tantissime notizie positive dalle aziende, dalle istituzioni. Questi sono grossi capitali che si stanno muovendo all'interno di questo settore, che ha portato appunto anche il pubblico retail, quindi gli investitori non istituzionali come posso essere io o voi in ascolto, ad entrare nel mercato di Bitcoin. Che cosa significa? Che in questo momento c'è questo indice che secondo me è estremamente interessante, è l'indice Fear and Greed, ovvero paura e avarizia, che misura qual è l'andamento dell'umore medio degli investitori nei confronti di Bitcoin, e in questo momento, come vediamo, punta a 91, che è un valore estremamente elevato. Ora, d'accordo, diamo un'occhiata anche agli altri dati che riguardano il mercato. In particolare, secondo me è molto interessante guardare la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute. Se noi guardiamo nella punta del 2017, quindi nel precedente record, vediamo che c'era stata una capitalizzazione totale di circa 680 miliardi di euro che era entrata in Bitcoin. Oggi invece a che punto siamo? Siamo ancora un pochino sotto, siamo a 593 miliardi circa. Quindi comunque, se ricordiamo che stiamo parlando di miliardi di euro, c'è una differenza importante. Che cosa significa? Che potenzialmente, nonostante Bitcoin abbia superato il suo prezzo massimo precedente, il totale di denaro investito all'interno di Bitcoin a livello mondiale non ha ancora raggiunto il livello precedente. Questo potrebbe significare che potrebbe ancora esserci spazio per una crescita, se non altro per raggiungere i livelli precedenti. Ora, un altro dato secondo me molto interessante da valutare è questo: la capitalizzazione totale del mercato criptovalutario escludendo Bitcoin. Eccolo qua, al massimo era arrivato attorno ai 432 miliardi circa. Oggi vediamo che invece la situazione è estremamente diversa, perché se sottraiamo Bitcoin dal mercato criptovalutario totale, vediamo che la capitalizzazione si ferma a poco meno di 173 miliardi di euro. Quindi siamo decisamente lontano dai massimi precedenti. Questo che cosa significa? Significa che tutti i soldi che stanno entrando in questo momento stanno privilegiando Bitcoin. Le persone non stanno investendo in criptovalute alternative, stanno proprio investendo in Bitcoin. E anche, come vediamo da questo grafico, con una differenza estremamente importante, ovvero tutti i soldi stanno entrando veramente in Bitcoin e non nelle altcoin, con una differenza importantissima rispetto ai massimi del 2017. Questo è un altro dato da tenere a mente. L'altro dato secondo me molto importante, sempre da tenere a mente, è guardare qui. Questo grafico rappresenta la dominance di Bitcoin rispetto alle altre criptovalute alternative, ovvero quanto Bitcoin domina come percentuale di mercato rispetto alle altre criptovalute. Se guardiamo qui, ad esempio, a giugno 2017, quando c'era la frenesia delle altcoin, si parlava addirittura del flippening, c'è quindi della potenzialità per Ethereum, rappresentato da questa riga viola, di superare addirittura Bitcoin. Guardiamo quanto erano arrivati vicini nel 2017. Bitcoin era al 38% circa di dominance, mentre Ethereum si stava avvicinando, perché era un po' sopra al 31%. Come vediamo invece, se andiamo velocissimi, alla fine del 2020 i dati sono molto diversi, c'è proprio stata una divergenza, proprio una forbice di divergenza enorme, ovvero Bitcoin è tornato a dominare il 65% del mercato, mentre Ethereum è precipitato al 10%, attorno all'11%. Questo secondo me è un altro dato molto importante da tenere a mente.
A questo punto, secondo me, però, è sempre il caso anche di mettere un po' Bitcoin in prospettiva rispetto agli altri asset tradizionali. In particolare, questa è la pagina che ci mostra un po' di informazioni su Visa, l'ente che tutti conosciamo che emette carte di credito. Ebbene, la capitalizzazione totale di Visa in questo momento è di 460 miliardi di dollari. Quindi questo significa che uno dei principali gestori di pagamento, insieme a Mastercard, uno dei dominatori per quanto riguarda il settore delle carte di credito che tutti i giorni utilizziamo e muovono miliardi di euro e di dollari a livello mondiale, ha una capitalizzazione di 460 miliardi. Questo dato francamente a me un po' preoccupa, perché Visa, tutti la conosciamo, tutti la usiamo, 460 miliardi di dollari, Bitcoin, che per quanto mi riguarda non mi risulta che venga utilizzato veramente tutti i giorni per fare la spesa, per essere utilizzato veramente come una moneta, ha una capitalizzazione di 592 miliardi, tra l'altro di euro, quindi c'è una differenza anche maggiore perché dobbiamo tenere in conto il cambio euro-dollaro. Quindi significa che in questo momento Bitcoin è una spanna più avanti rispetto addirittura a Visa. Questo dato, dicevo, mi preoccupa perché c'è una differenza disumana rispetto a quanto venga utilizzato Bitcoin nella vita di tutti i giorni, quindi non per scopi speculativi, e quanto non lo sia Visa. Quindi questi dati, secondo me, è un dato da tenere a mente. Tutto questo che vi ho appena raccontato, secondo me, può essere interessante per cercare di capire in che direzione vogliamo andare e se possa essere una buona idea, come dicevo in apertura, comprare altri Bitcoin, venderli oppure fare HODL, ovvero tenere quelli che eventualmente già uno ha. Ora ragazzi, io ci tengo a precisare, soprattutto per quelli che non sono già iscritti al canale, se ancora non lo siete, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso, iscriviti sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando, che io sono un sostenitore di Bitcoin, ovvero da programmatore, da appassionato di tecnologia in prima battuta, ma soprattutto anche interessato negli ultimi anni di criptovalute, personalmente vedo un enorme valore in Bitcoin. Quindi ragazzi, per quanto mi riguarda, io sono un sostenitore di Bitcoin. Dico questo perché in questo momento, francamente, guardando soprattutto questo grafico, faccio molta fatica in buona fede a consigliare a qualcuno di comprare Bitcoin. Ovvero, lasciatemi spiegare prima di inondarmi i commenti di insolenze. Ovvero, in questo momento Bitcoin, come abbiamo visto, come dicevo in precedenza, che ha acquistato nel momento peggiore, nel fine del 2017, e è riuscito, ha avuto il sangue freddo di conservare i propri Bitcoin, fino ad oggi ha guadagnato un buon 40%. Però significa che per tutto il 2018, per tutto il 2019, per tutto il 2020, con tutti i problemi che ci sono stati anche a livello economico, e ha visto magari il proprio investimento che aveva versato con un prezzo di circa 17.000 euro, è stato il massimo nel 2017, precipitare anche attorno a questo valore di poco sotto i 3.000 euro. Quindi ci è voluto tantissimo sangue freddo per poterlo conservare. Ora ragazzi, contando che siamo addirittura un 41% rispetto al livello precedente, chi voglia acquistare oggi Bitcoin deve essere pronto a un ritracciamento sul breve periodo e che possa anche scendere fortemente nei prossimi anni e mantenersi su livelli più bassi di prezzo rispetto a quanto non abbia acquistato ora. Ovviamente ragazzi, se però chi entra in questo momento con Bitcoin lo fa con cognizione di causa, ovvero sa benissimo che sta acquistando un asset molto speculativo, ha ben chiare le idee e sta pensando sostanzialmente di mantenere Bitcoin nel proprio portafoglio per almeno i prossimi 3 anni, abbiamo detto, no? 18, 19 e 20 ci è voluto perché il prezzo tornasse e superasse i massimi storici. Appunto, chi lo fa con questa visione di lunghissimo periodo, perché magari non ha bisogno di questo denaro in questo momento, allora sì, può essere una buona opportunità acquistare Bitcoin oggi, perché magari tra qui a 5 anni questi 23.000 euro di prezzo odierno potranno sembrare pochissimi rispetto a quello che varrà Bitcoin tramite la sua rivalutazione da qui a 5 anni. Però lo ripeto di nuovo, il livello di rischio ora di acquistare ora Bitcoin è sicuramente molto alto. Se volete sapere qual era il momento giusto per acquistare Bitcoin, beh ragazzi, i momenti giusti ne abbiamo avuti due. Ad esempio, abbiamo avuto tutti questi periodi da, ad esempio, la settimana del 26 novembre 2018 fino ad esempio alla 25 marzo di 2019. Quindi abbiamo visto molte settimane in cui Bitcoin era in fortissima crisi, si attestava appunto attorno ai 3.000 e 4.500 euro, quindi fondamentalmente il prezzo era molto basso. Sì, se però ci siamo persi quel momento lì, c'è stato ancora un ottimo momento per acquistare, che era di nuovo attorno a marzo 2020, quando è scoppiato tutto il problema Covid, il prezzo di Bitcoin
Bitcoin è precipitato in un giorno quasi del 50% ed è rimasto a questi livelli addirittura per 3 o 4 settimane. Quindi di nuovo abbiamo avuto un'ottima opportunità di acquistare a questi livelli. Chiaramente ora invece siamo sopra i massimi storici, nulla vieta chiaramente che il prezzo possa continuare a salire, però il rapporto fra rischio e potenziale guadagno si è notevolmente ridotto, quindi sicuramente in questo momento è più rischioso. Ripeto, non è un cattivo investimento, acquistare ora non è una cattiva idea, ma serve appunto una visione di lunghissimo periodo. Dobbiamo essere pronti agli scossoni di prezzo che probabilmente si verificheranno nelle prossime settimane. Ok, quindi per comprare potrebbe non essere un buonissimo momento, potrebbe essere il momento di vendere. Qui la questione secondo me è ancora più delicata, ovvero ragazzi il discorso è questo: nulla vieta che Bitcoin, ad esempio, in questo momento non ci sono dei segnali di discesa del prezzo, possiamo supporre che possa esserci quello che viene detto in analisi tecnica un ritracciamento. Ad esempio io qui sul grafico ho tracciato la media mobile a 21, a 50, a 100 e a 200 periodi. Queste linee, per chi non fosse esperto di analisi tecnica, fanno sostanzialmente la media del prezzo in ogni periodo. Come vediamo in questo momento, quindi, generalmente queste linee in analisi tecnica vengono utilizzate per individuare quali possono essere i supporti, quindi fino a dove possa cadere il prezzo ed eventualmente in seguito quali possono essere le resistenze. Come vediamo quindi in questo momento Bitcoin è estremamente lontano da tutte queste medie mobili, quindi la possibilità dal punto di vista analitico che il prezzo possa ritornare su questi livelli non è da escludere. Il vero problema secondo me di vendere Bitcoin in questo momento è capire dove andare poi a mettere questi soldi. Ovvero, se tu che mi stai ascoltando in questo momento, ad esempio, hai dei debiti, hai dei problemi di liquidità, hai bisogno di soldi perché eventualmente, non lo so, hai la macchina che cade a pezzi ma non puoi permetterti di cambiarla, hai bisogno di cambiare la lavastrice, vorresti ad esempio alleggerire un po' il mutuo, questo secondo me potrebbe essere un ottimo momento per iniziare a vendere. In che modo? Se magari hai un piccolo gruzzoletto di Bitcoin, non venderlo tutto insieme, ma valuta di vendere ad esempio un 25 oppure un 50%. Questo secondo me ti potrebbe permettere di portare a casa qualche soldino utile per risolvere la tua posizione finanziaria, per migliorare la tua vita quotidiana, che è fondamentalmente lo scopo di Bitcoin e di tutto il denaro, no? Permetterci di vivere meglio. Quindi se sei in una situazione disagiata e hai bisogno di portare a casa qualche soldo, secondo me può essere una buona idea vendere in questo momento. Se però non hai problemi strettamente economici nell'immediato, devi fare una valutazione diversa, ovvero stai pensando di vendere Bitcoin per farne che cosa di preciso? Ovvero, se è per portare a casa il guadagno, a questo punto devi pensare dopo cosa te ne farai di questi soldi, ovvero li vuoi investire in che cosa. Chiaramente se detieni moltissimi Bitcoin e stai pensando ad esempio di venderne una decina, e sappi che hai tutta la mia invidia, magari mandami un po' delle tue rendite per comprare un appartamento, magari perché vivi in affitto, vuoi comprarti una casa di proprietà, di nuovo secondo me questo è un ottimo momento. Se però non hai problemi economici, hai un lavoro stabile, non hai debiti, vivi in una casa di proprietà, devi chiederti che cosa fare di questo denaro una volta che l'hai portato a casa, ovvero questo denaro dove lo metti, perché se stai pensando di mettertelo semplicemente sul conto corrente non ha molto senso, perché in questo momento con i tassi di interesse attuali le rendite del conto corrente sono bassissime e quindi fondamentalmente forse ti conviene mantenerle in Bitcoin. Se stai pensando di spostare del denaro da Bitcoin verso l'azionario, di nuovo l'azionario, in particolare quello americano, è ai massimi storici, quindi di nuovo usciresti da Bitcoin per comprare un altro asset che è ai massimi storici, quindi di nuovo anche in quel caso lì c'è rischio. Tra l'altro secondo me entrare nell'azionario americano in questo momento è estremamente pericoloso, perché è ai massimi storici, perché è drogato dall'iniezione di denaro della Fed, però questo è tutto un altro discorso. Quindi il discorso vendere in questo momento, sì, di nuovo per me può essere una buona idea vendere magari il 50% per non rimanere completamente scoperti, ma mantenere comunque un piede dentro a Bitcoin, che non è da escludere, potrebbe continuare a crescere, e quindi portarsi a casa il 50% dei guadagni. Però di nuovo ripeto, bisogna avere le idee bene chiare dopo di che cosa farne, dove mettere questi soldi. La terza alternativa potrebbe essere quella di non fare assolutamente niente, di mantenere, fare quello che viene detto HODL, quindi tenersi i propri Bitcoin, non vendere, non comprare, mantenere la propria posizione
in attesa magari che continuino a crescere. Ora, questa secondo me può essere di nuovo una posizione condivisibile, però secondo me si apre un problema di tipo filosofico, ovvero ragazzi, questi bitcoin, questi chi fa HODL, fino a quando lo manterrete? Ovvero, lo manterrete fino a 50.000 euro? Fino a 100.000 euro? Fino a 200.000 euro? Il problema è che cosa ve ne fate di questi bitcoin se non li utilizzate mai? Chiaramente, se la vedete come una riserva di denaro, perché pensate che possa essere la nuova moneta, quindi una visione molto estremista e molto politica anche di Bitcoin, pensate possa essere veramente una nuova criptovaluta, una nuova valuta mondiale che possa sostituire euro e dollari, allora fare HODL su lunghissimo periodo, però parliamo probabilmente di 25-50 anni se non di più, può avere un senso. In caso contrario, ragazzi, dovete veramente chiedervi, secondo me, quale sia lo scopo di mantenere questo Bitcoin o questi Bitcoin che magari abbiamo a portafoglio per così tanti anni. Dove, quando è che lì effettivamente li andremo a spendere? Che cosa ce ne facciamo? Perché se facciamo HODL adesso, probabilmente decideremo di fare HODL e quindi tenerci Bitcoin anche a 50.000 euro. Ripeto, fino a quando li manterremo in saccoccia? Che cosa ce ne facciamo se li manteniamo sempre in saccoccia e non li andiamo a spendere mai? Bene, da zanadituroblog.it è tutto. Come al solito, i commenti qua sotto sono aperti, fammi sapere che cosa ne pensi, se hai deciso di comprare, se hai deciso di vendere, se hai deciso di fare HODL, fammi sapere tutto quello che ti passa per la testa tramite i commenti qua sotto. Se invece questo mio intervento ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, computer, Windows, Linux, Bitcoin e anche un po' di chiacchierate come questa a ruota libera, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!